Ciao ragazzi, di nuovo insieme, di nuovo alla sezione, come ho chiamato io per chi si avvicina allo strumento, perché a me non piace mai parlare di dilettanti, eccetera, eccetera. Quindi a chi si avvicina allo strumento, chi lo suona già da tempo, ma vuole capire meglio determinati argomenti, come mettere in pratica o capire quello che sta facendo, magari perché suona già benissimo, ma non è al corrente di quello che succede in un brano, eccetera. Allora, voglio proporvi una base molto semplice, semplice, manca le parole oggi, una base molto semplice in Do maggiore, che è composta da questa successione armonica. Gli accordi sono Do, tutti a triadi, quindi si lascia perdere settime, none, undicesime, eccetera. Do maggiore. Quindi abbiamo Do, Mi e Sol. Come sempre, tutte queste triadi che vi dirò possono suonare, come ho sempre detto, andate a rivedere tutte le lezioni dedicate agli arpeggi, alle triadi, in varie posizioni, in varie diteggiature, su varie ottave. Quindi Do, Mi, Sol, ma è l'ordine in cui è formato l'accordo, ma niente vieta di partire dal Mi o dal Sol, eccetera. Poi, secondo accordo, La minore, quindi la relativa minore, che è composto da La, Do e Mi. Poi vedete tutto scritto. E Mi minore, composto a Mi, Sol e Si. Questa è, diciamo, la sezione A, si può chiamare strofa immaginaria, eccetera. Poi invece la sezione B e C, diciamo bridge, ritornello, dai, il sento così, va in Fa maggiore, quindi abbiamo Fa, La e Do. Di nuovo Do maggiore, abbiamo già visto prima, La minore, abbiamo già visto prima, e Sol maggiore, che è composto da Sol, Si e Re. Quindi, primo esercizio, mi metto la base e si va a suonare semplicemente le note di ogni accordo. Vado a Do, La, Mi, due battute. Solo note dell'arpeggio, eh? Fa maggiore, Do, La, Si, Sol. Ora questa è la base, quindi il primo studio che vi consiglio è metterla piano piano, invece di fare ad esempio una nota per quarto, quindi anzi potete rimanere su questa ritmica, però partire ad esempio sempre dalla terza, quindi Thank you.
Van Fa. Quindi sto partendo sempre dalla terza e poi vario l'ordine delle note, pure dalla quinta, eccetera. E poi cambiare ritmica, quindi ad esempio in ottavi. Eccetera, eccetera, e poi iniziare piano piano, quando avete preso confidenza con tutti gli accordi, provare qualcosa di musicale, partendo sempre al semplice, ricordando sempre che il ruolo principale del basso è quello di sostegno armonico e ritmico, quindi l'incastro con la batteria, il suonare poco, perché se questo fosse un brano vero, non è che bisogna andare lì subito. Bisogna stare in tema con quello che è. Quindi questa è una ballad, probabilmente meno cose facciamo, meglio è. Però siamo in fase di studio, quindi nessuno è lì col fucile puntato. Possiamo inventare qualche idea ogni tanto. Andiamo a vedere e partiamo dal semplice. Rimando la base. Quindi do. Ritmica. Proviamo qualche fill. Thank you.
queste sono solo idee che mi vengono sul momento, alcune bene, alcune un po' meno, però vi ho dato qualche spunto, spero, anche per chi ancora magari ha da approfondire tutti gli argomenti teorici. Sono semplici triadi con le quali vi potete divertire, quindi una base molto semplice sulla quale potete fare un po' di tutto, quindi esercizi molto semplici, provare qualche feel, provare perché no, un'improvvisazione, provare a invertire le note, perché un conto è partire sempre dalla tonica. Conto è magari su questo accordo partire dalla terza e così via. Quindi ragazzi, anche oggi mi fermo qui. Trovate come sempre tutto allegato nel PDF e alla pagina, al link qui sotto. Ho fatto una sezione apposta dove anche in modo totalmente anonimo potete lasciare le vostre richieste di lezioni di qualsiasi tipo e argomento, quindi armonia, tutorial di cover, tecnica, eccetera, eccetera. Quindi trovate tutto qui sotto e fatemi solo il piacere di darci un occhio e ci vediamo al prossimo video.